Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro che pone a tema il tema del volontariato. E vi porgo i saluti da parte degli organizzatori del festival, io sono uno dei volontari che si è da fare per questo, da parte di Bedoni, che è il presidente di Cattolica Assicurazioni e della Fondazione Cattolica Assicurazioni, che è main sponsor. Saluto tutti e saluto anche, in particolare, gli amici che vedete a video, Andrea Boccanera, Andrea Lecci e Luca Romano. Io partirei subito dicendovi che siamo proprio contenti, come Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, di ospitare una riflessione e un confronto sul volontariato. Siamo contenti perché questo è l'anno in cui a Padova si celebra Padova, capitale europea del volontariato, e perché stiamo vivendo un anno in cui la pandemia sembra aver fermato tutto e allontanarci l'uno dagli altri. Allora, siamo dentro il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, che quest'anno ha come titolo alcune parole emblematiche, Memoria del futuro. Abbiamo scelto questo titolo perché il presente che stiamo vivendo non è facile. Per poterlo cogliere, per poterci star dentro senza essere abbattuti dalla fatica, abbiamo bisogno di due cose. Da un lato, recuperare la nostra storia, le nostre origini, i nostri valori, gli aneliti che ci hanno sospinto fin qua, liberandoli dalla nostalgia e dal rammarico. E dall'altro, abbiamo bisogno di futuro, cioè abbiamo bisogno di guardare oltre il presente, non per evaderlo, non per scappare, non per rifugiarsi in qualche ideologia, ma per stare dentro il futuro. Dicevamo ieri sera all'inaugurazione che il mondo ha bisogno di persone che si impegnino per rendere presente il futuro. E allora, per parlare di presente e di futuro, darei subito la parola a Luca Romano. Luca Romano è il direttore della LAN, la Local Area Network, e se permetti Luca, io ti definirei un ricercatore che guarda lontano. Spero di non limitarti con questa definizione, perché a te cosa chiediamo? Chiediamo la forza, la capacità, la competenza di guardare ciò che accade e di delineare una strada, di ipotizzare una visione, come sappiamo sai fare tu. Prego Luca. Buongiorno a tutti, sono quasi emozionato per una presentazione così encomiastica, spero di meritarne un centesimo, e apprezzo moltissimo come il Festival abbia voluto trattare questo tema del volontariato, perché sarà chiaro, insomma, anche da alcune riflessioni su pochissimi numeri che darò tra poco, quanto sia diventata centrale la sua funzione dentro, diciamo, un passaggio d'epoca che va a toccare le corde più profonde delle relazioni tra le persone e quindi della costruzione della nostra società, del nostro stare insieme. I numeri, possiamo mostrare subito la prima slide, servono per darci il quadro, in particolare l'ho fatto sulla nostra regione, il Veneto, di come si sta allargando il perimetro intanto quantitativo delle fragilità. Vedete in questa serie di grafici come paragonando gli occupati nel primo semestre del 2020, quindi quello del lockdown e quello immediatamente precedente, con il primo semestre dell'anno scorso, in particolare nelle costruzioni, nei servizi, in particolare nel commercio, e siano percentuali vistosamente di riduzione dell'occupazione. E anche il fatto che l'agricoltura e l'industria, pur aiutate, ricordiamolo, da ammortizzatori sociali e dal blocco rinvio dei licenziamenti,
mostrino un andamento meno drammaticamente di caduta, è un indicatore sugli ambiti dai quali possiamo ripartire più facilmente dal punto di vista economico. Se passiamo alla slide successiva, prego la regia in remoto, ecco qua. Qua vediamo dove sono le perdite di occupazione. Vedete per esempio che tra i due semestri confrontati, da un anno all'altro, l'ambito del commercio tempo libero fa sostanzialmente la metà della perdita dell'occupazione, che è di 72.000 persone, quindi estremamente consistente. In campo industriale le perdite sono, dicevo, più contenute, comunque nel Made in Italy, nel metalmeccanico abbiamo comunque un segno meno, nelle costruzioni altrettanto, e anche una riduzione dei servizi alla persona. I servizi alla persona hanno un andamento molto differenziato perché naturalmente c'è stato un aumento dell'occupazione nei settori dei servizi di cura e di assistenza, ma c'è stata una caduta di tutti i servizi che erano penalizzati dal distanziamento sociale che abbiamo dovuto ottemperare. Se andiamo avanti, abbiamo fatto il quadro sostanzialmente dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Anche qui vedete, da un anno all'altro, e il 2020 non si è ancora concluso, abbiamo una crescita di oltre 8.000 beneficiari in termini di nuclei familiari, di oltre 16.000 persone dal punto di vista individuale, diciamo, e anche una crescita del 32% dell'entità media dell'importo del reddito, il che significa naturalmente che siamo di fronte a un allargamento sia del numero di persone interessate sia della condizione delle singole persone che chiedono questo reddito. Un ultimo numero per dare anche un'occhiata a quello che è l'intervento, passiamo alla slide successiva. Qui abbiamo analizzato quali sono, in alto a sinistra, gli andamenti degli interventi dei comuni per le famiglie. Attraverso la banca dati SIOPE si possono vedere con chiarezza le crescite che vanno probabilmente verso la fine dell'anno a un raddoppio netto degli interventi. Al primo semestre abbiamo un più 49% di quelli che sono gli assegni e sussidi assistenziali che i comuni erogano alle famiglie. Altri trasferimenti sono anche questi in crescita tendenziale, sia dal punto di vista di nuovo della quantità di persone beneficiate, sia dal punto di vista dell'entità dei contributi. Poi vedete anche il reddito d'emergenza, che è stato introdotto dai due decreti di marzo e di giugno, e anche qui alla fine abbiamo appunto nel primo 22.000 persone beneficiarie, nel secondo 14.000. Quindi molti nostri concittadini hanno dovuto ricorrere a queste situazioni di emergenza. Ora, quali riflessioni si devono fare? Si devono fare delle riflessioni che la quantità di persone in difficoltà, quando aumenta in modo così consistente, coinvolge anche il problema della qualità della fragilità, che diventa diciamo più strutturale, diventa più pervasiva. Noi oggi sostanzialmente stiamo attraversando una fase nella quale le fragilità sociali non sono più un problema circoscritto a un 5, 6, 7% no, della popolazione, ma diventando il 10, diventando il 12, diventando il 15% della popolazione,
le fragilità si incuneano anche dentro quello che era il ceto medio strutturato e si vanno a sommare con effetti moltiplicatori in negativo, quindi problemi di lavoro ovviamente diventano anche problemi di reddito, diventano problemi familiari che fragilizzano la condizione psicologica delle persone e creano situazioni di sempre maggiore difficoltà. Tre riflessioni velocissime quindi su come queste fragilità che si vanno a stratificare una sopra l'altra interrogano il volontariato. Beh, la prima è che oggi la situazione pandemica ha messo in luce quanto nell'azione sociale sia di fondamentale importanza l'attivazione delle persone, cioè la sussidiarietà vissuta esattamente come fa il volontariato, cioè non si aspetta un ordine dall'alto, ma si intercetta il bisogno e si interviene. Pensando alla velocità e alla intercettazione, diciamo, pronta delle situazioni di emergenza, mi viene in mente l'esempio del bonus alimentare che è stato varato dal governo con un decreto il 28 marzo. Il 29 marzo è stata fatta un'ordinanza della Protezione Civile che ha distribuito le somme stanziate ai comuni. Alcuni comuni il 6 aprile, erano una settimana ci è voluta, erano in condizioni di erogare i bonus dai loro uffici. Quindi è una situazione nella quale c'è una rivoluzione in atto e il volontariato è l'elemento che meglio di tutti sa manifestare l'importanza della prontezza e nella tempestività nel cogliere le dinamiche dei bisogni. Una seconda riflessione riguarda, diciamo così, quello che potremmo definire lo spirito di iniziativa e lo spirito di relazione che esprime il volontariato. Le fragilità di oggi sono sicuramente un problema di soldi. Questo è un elemento ineludibile, no, nella difficoltà che le persone trovano giorno dopo giorno, ma è anche un elemento dovuto alla perdita o all'impoverimento di relazioni di comunità che permettono di affrontare cooperando le difficoltà. Quindi il volontariato è l'elemento che dimostra come queste relazioni si debbano comunitare, si debbano interpretare giorno dopo giorno con non un'attesa quieta nella propria vita privata, ma con un'apertura alle difficoltà di tutti, della gente che, con cui dobbiamo convivere, con cui conviviamo. E un'ultimissima riflessione è quella relativa al fatto che, dicevo prima, no, ceto medio strutturato in difficoltà significa che non ci sono più situazioni, diciamo così, di margine sociale remoto. Per noi veneti, non so, l'alta montagna più isolata o le zone interne, le aree interne del Polesine o quant'altro. Qua siamo di fronte, io, diciamo, lavoro a Padova e vedo quest'anno come abbia inciso la pandemia anche in quartieri, diciamo, abbastanza, no, di ceto medio, una desertificazione di relazioni che ci interroga sul fatto che il volontariato potrebbe essere quell'elemento che, ne abbiamo parlato molto con Alecci e quindi gli mando la palla in modo molto risoluto, può essere il volontariato quell'agente che si mette in mezzo tra imprese profit, imprese no profit, enti locali, enti assistenziali, filantropia,
mondo appunto che questo arcipelago che si sta impegnando in queste settimane sociali insieme a voi Adriano, che può darci no, dei percorsi per fare in modo che il margine torni a essere centro. Vi ringrazio. Grazie, grazie Luca. Volevo riprendere fra un attimo il tema che tu poni tra fragilità, aumento delle fragilità, volontariato e relazioni, perché abbiamo la fortuna di avere qua Emanuele Alecci, che è il presidente di Padova Capitale Europea del Volontariato. Dovete sapere che questo anno è stato inaugurato con un grandissimo evento alla Fiera di Padova, ero tra i fortunati presenti, e c'era anche il presidente della Repubblica Mattarella che fece un bellissimo intervento. E, insomma, Emanuele, è partito sotto altri auspici Padova Capitale Europea. Ecco, quali erano le tue idee e come invece sono cambiate le idee e le realizzazioni alla luce della pandemia? Come state gestendo Padova Capitale Europea del Volontariato? Com'è cambiata? Beh, non è cambiata molto nei pensieri, nel senso che per me e per tutto lo staff Padova Capitale Europea del Volontariato era una grande responsabilità ed è una grande responsabilità sul tema proprio dell'indirizzo del volontariato, nel senso che ci sembrava che il tema, il rapporto tra volontariato e pubblica amministrazione, il tema del volontariato come forza di civilizzazione fosse un elemento fondamentale anche per ricucire un tessuto, quello del nostro paese e quello della nostra Europa, che in qualche modo è un po' sfibrato. Quindi ricucire l'Italia, ci avevamo dato questo avevamo lasciato questo messaggio al Presidente della Repubblica. Certo, non è che pensavamo a grandi convegni, pensavamo a grandi attività, come dire, di studio, di pensiero, però tutto si è trasformato. Se tutto si è trasformato, e secondo me nel dolore, nella drammaticità del caso, questa cosa sta facendo molto bene al nostro volontariato, diciamo anche della nostra città e della nostra provincia, perché di fatto la capitale è diventata un grande laboratorio di solidarietà a cielo aperto, come dire, lo chiamo un giacimento, una miniera di solidarietà che forse non conoscevamo e che è diventata, come dire, una cosa, è diventato un patrimonio della città. Ecco, questa è la cosa che io porto a casa. Ma se permettete, siamo ormai quasi alla conclusione dell'anno solare, anche se la capitale continuerà ancora per qualche mese e anche nei mesi successivi, per chiudere alcuni ragionamenti, alcune riflessioni che avevamo avviato, che se c'è tempo ne parleremo. Ma quello che mi interessa oggi è dirvi che cosa portiamo a casa in questo momento. Io ho delle parole che voglio lasciare a tutti, così. La prima parola che mi viene in mente è relazione. Durante il lockdown, 1.800 nuovi volontari, tutta la rete della solidarietà che lo poteva fare si è aggiunta anche a questi 1.800 e in forma organizzata siamo stati capaci di dare una risposta innovativa. La prima cosa che abbiamo fatto è incontrare i 5.000 anziani soli, ultra 75enni che ci sono nella nostra città. E questo è un segno di attenzione. Cioè abbiamo suonato il campanello uno a uno, gli abbiamo lasciato un numero di telefono scritto in grande, gli abbiamo chiesto che cosa potevano aver bisogno e ci siamo messi a disposizione. I nuovi volontari che si sono messi all'opera mi dicono tutti: a me è rimasta la relazione, che continua. E questa è la parola magica che mi piace. L'altra parola è: abbiamo imparato a lavorare insieme. Incredibile, incredibile. Ma non solo i nuovi volontari,
ma hanno imparato a lavorare insieme le centinaia di organizzazioni che ci sono nel nostro territorio e che da 2 anni quasi si incontrano periodicamente, oggi con i nuovi sistemi, nei tavoli di contaminazione, che sono stato il grande lavoro vero di Padova Capitale Europea del Volontariato. Venivano citati i buoni alimentari, ma i soldi non erano ancora arrivati al comune di Padova. Avevamo solo letto l'editto del Presidente del Consiglio, e con il sindaco e con la Caritas e con il volontariato tutto, nel giro di 2 ore i soldi non erano ancora arrivati, avevamo già stampato, come dice il mio sindaco, carta moneta, perché avevamo stampato i buoni, e quindi no il 7, molto prima siamo stati operativi, già il mercoledì eravamo operativi e avevamo cominciato a dare delle risposte ai bisogni. Abbiamo visto bisogni nuovi. Io ho visto persone con grandi macchine, con Mercedes, con BMW, che venivano qui a chiedere se avevamo qualcosa da dargli da mangiare. Dice, io questa macchina, ma voi te la do, non ho neanche i soldi per il gasolio. Persone che si sono ritrovate in grande difficoltà economica, e poi c'erano i fragili. La seconda cosa che abbiamo fatto, oltre che gli anziani, è quello di dare una risposta ai senza dimora della mia città. Abbiamo preso un albergo, ci siamo guardati in faccia col direttore della Caritas, non avevamo mica soldi per prenderlo, l'abbiamo preso lo stesso. Poi sono anche arrivati. Ma questa è una risposta, secondo me, che andava fatta. Allora, se questa è la capitale in questo momento, è la capitale che in questo momento ancora sta facendo leva di nuovi volontari, che si sta preparando e sta operando, come dire, per cercare di trovare una soluzione nel rapporto intelligente con la pubblica amministrazione, non facendo quello che loro non fanno, ma lavorando insieme. E quindi a questo livello, per esempio, sono 10 giorni che ogni sera alle ore 19 c'è un corso di formazione per i nuovi volontari che si preparano per fare i volontari di prossimità o di comunità nella mia città. Se rimane un pezzo di questa cosa qui, noi abbiamo lasciato una cosa importantissima in questa città ed è replicabile, perché c'è bisogno solo di un po' di organizzazione e bisogna anche essere umili sapendo che non basta il volontariato, c'è anche bisogno di altro. Però il volontariato è un grande attivatore, e quella cosa che tu ti ricordi, abbiamo detto al presidente, vorremmo dare gli occhiali del volontariato a tutti, perché con questi occhiali si vedono cose che altri non vedono. Ecco, questi occhiali, qualcuno ha cominciato a metterli nella mia città. Il problema è che dobbiamo fare in modo che tutte quelle cose belle che sono nate in questo periodo drammatico possano diventare... trovare un luogo dove potersi incontrare, perché allora sì che ritessi il paese, allora sì che lo ricostruisci. Oggi abbiamo bisogno di nuove relazioni, abbiamo bisogno di comunità che si vanno a strutturare e a sviluppare in maniera diversa. Non è più possibile così come abbiamo fatto. Il futuro è tutto completamente da ripensare. E il volontariato, che è quella parte del no profit, scusate, del terzo settore, che ha meno interessi economici ed è, appunto, io chiamo forza di civilizzazione, che mi piacerebbe molto approfondire su questo tema, ma se è questa, è proprio quello che è il primo attivatore di nuovo modo di comunità. E allora le parole del Santo Padre agli economisti, che sintetizzano, anche diretti molto al nostro mondo, dice: qual è la ricetta? Avviare processi, tracciare percorsi, allargare orizzonti, creare appartenenze. Guardate, qui questo è un messaggio politico fortissimo, è perché il mio amico Don Giovanni Nervo, e noi quest'anno l'abbiamo dedicato molto a lui, questa capitale, lui che era qui di Padova,
E Monsignor Nervo diceva che questa è la strada, che se il volontariato non è politico, non è volontariato. Non nasce il partito del volontariato, ma nasce un volontariato che attiva quelle parti buone che oggi ha bisogno il paese per andare avanti, perché non possiamo mica continuare in questo modo. Ecco, questo è il messaggio di Padova Capitale. Io sono dispiaciuto drammaticamente di questa situazione, ma sono anche, come dire, contento dell'opportunità che in questo dramma sta facendo nascere a molto volontariato, che comincia a diventare un volontariato che pensa, perché oggi abbiamo bisogno di pensiero. Grazie Emanuele, hai toccato molte cose, mi sono segnate diverse robe. Non c'è il tempo, perché vorremmo chiudere alle 4:30, per lasciare la regia libera per altri eventi, perché il festival è ricchissimo. Non c'è il tempo di approfondire, ma troveremo il tempo per vederci, perché le cose che hai toccato sono, secondo me, davvero importanti, perché tu parli del volontariato come miniera di solidarietà. Io da tempo penso che usciremo da questa crisi attraverso una solidarietà diffusa. E siccome il volontariato è una miniera di solidarietà, il volontariato è il nostro patrimonio che va salvaguardato. Volevo chiedere adesso ad Andrea, poco fa Luca Romano parlava del tema, accennava al tema delle relazioni. Allora, l'uomo è un essere di relazioni. La relazione sappiamo che è costitutiva della persona. Ciascuno di noi, per sapere chi è, deve mettersi in relazione con un tu. Altrimenti va in cortocircuito. Per sapere chi sono, devo specchiarmi negli occhi di un altro. Ecco, in marzo, in pochi giorni, le relazioni hanno cambiato luogo e regole di ingaggio. Cosa hai fatto a Pesaro? Cosa avete fatto a Pesaro per non cambiare il calore e il colore di quello che facevate? Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Il festival è sempre un luogo di confronto e luogo dove ritrovarsi, un luogo dove ci sentiamo a casa da molti anni. Le relazioni, e il nostro fare anni e l'intento di uscire dal nostro io, dall'uscire addirittura dal noi, perché noi siamo sempre prima persona, anche se plurale, è andare verso l'altro, verso l'incontro, verso chi c'è accanto, verso chi è vicino a noi. Noi siamo nati 9 anni fa, contestualizzo un attimo velocemente la nostra posizione, siamo nelle Marche, siamo una realtà che opera in un contesto di 6 comuni su 150.000 abitanti. Pensate che Verona ne fa 257.000, Padova 210.000, noi siamo un po' più piccolini. Comunque il contesto è un contesto che possiamo ritrovare a Finale Emilia, dove c'è la Gaia, possiamo trovare a Comacchio, possiamo trovare a Sondrio, in tanti altri paesi d'Italia possiamo trovare, quindi non è un contesto nostro, diciamo, originario unico, è un contesto dove una realtà fatta di persone, adesso vediamo le immagini di queste persone, fatte di storie. Noi con queste storie cerchiamo la differenza, cerchiamo di trovare la differenza. Perché? Perché secondo noi viviamo in un mondo binario e dobbiamo rompere questo modo di pensare binario, ma andare verso la Trinità, parola molto pesante, ma è quello dove noi stiamo spingendo. Noi ci occupiamo di tantissimi progetti a Pesaro. E prima del lockdown dello scorso febbraio-marzo ci occupavamo in maniera non marginale, ma con un flusso non grandissimo di donazioni alle famiglie bisognose di beni alimentari, beni come abiti, mobili o elettrodomestici. Arriva il lockdown, io lavoro in ospedale, sono un volontario come tanti altri, ci siamo detti cosa facciamo? Chiudiamo? Vediamo? No. Abbiamo sentito la chiamata del bisogno, siamo riusciti ad andare ad ascoltare questo bisogno ed abbiamo ampliato i nostri servizi. Mentre altri, molti purtroppo chiudevano nei nostri comuni,
siamo rimasti gli unici con altri pazzi come noi, con altri sognatori, a fare attività di volontariato. Quindi siamo partiti con i nostri furgoni, con le nostre macchine, in giro per questi comuni, dove altri segnalavano il bisogno. Quindi i servizi sociali, le varie parrocchie che erano chiuse in quel periodo, segnalavano il bisogno della famiglia, quindi il territorio che conosce la famiglia, che conosce il bisogno, che interpreta la famiglia, la persona. Noi andavamo a portare frutta, verdura, la spesa, pasta, olio, abiti. Pensiamo solamente un esempio: se una famiglia bisognosa si rompe il frigorifero o la lavatrice, cosa fa? Già ha difficoltà sotto il periodo di vita normale, sotto lockdown era bloccata. Quindi si partivano con i ragazzi, e con gli amici, con i fratelli, a portare il frigorifero, a portare la lavatrice. A volte si entrava in casa anche rischiando, e a volte si lasciava sulla soglia della porta il pacco, il sorriso che anche nella mascherina veniva fuori lo stesso. Quindi, comunque la relazione, sì, la relazione, perché è stato, come diceva prima Emanuele e anche Luca, è stato un momento di forte crescita per noi. Un momento di, sì, sanitario difficile, di morte, ma un periodo che ha fatto emergere nella comunità una grande povertà, secondo noi. Non solo la povertà economica, spesso ci riferiamo alla povertà come bisogno economico. Sono tante le povertà, e noi con il nostro impegno, ripeto, nostro da Pesaro, ma potrebbe essere in una città del Lazio, della Campania, di molte altre realtà simili alle nostre, siamo andati incontro a quella povertà di relazione, di diffidenza. Siamo andati incontro alla persona, anche come diceva prima bene Emanuele, parlando con le persone. Nelle foto c'era il mio fratello Fabrizio che portava un semplice vassoio di pasta a pronto soccorso, con piccoli gesti, quotidiani, continui. Perché secondo noi chi è oggi il volontario? Chi deve essere? Deve essere la persona che risponde a un bisogno ispirata, con un'ispirazione. Perché abbiamo bisogno oggi non del volontario che viene quando ha tempo, quando ha voglia, quando ha disponibilità. Dobbiamo fare un passaggio ulteriore. Abbiamo bisogno di persone vocate che rispondano alla chiamata del bisogno con una vocazione. Quindi che un domani, anche se c'è un diverbio tra di noi, che io spesso litigo con la Valeria, con Fabrizio, con chi è più vicino, so che questa vocazione, questa mia relazione fa passare tutto e fa crescere e genera bellezza, perché alla fine quello che cerchiamo noi è la bellezza lungo il percorso. Io sarei qui con voi a ore, tantissime ore, a parlare di quello che combiniamo e quello che tentiamo di fare. Io dico a Emanuele, dico anche a Luca e al fratello Adriano, incontriamoci perché c'è bisogno. Il Veneto è un faro per il movimento del terzo settore, ma fateci partecipare con voi a questo percorso, perché abbiamo bisogno veramente di crescere, di fare comunità, di imparare. Un ultimo pensiero, perché il tempo è corto, vorrei dire che quali sono i nostri principi che ci danno forza, che ci danno onore, che onoriamo? Per noi i principi non sono delle forme da seguire, i principi sono forme di onore. Noi ci basiamo sui 5 principi, che sono solidarietà, sussidiarietà, partecipazione attiva, gratuità e fraternità, che poi sono i 5 principi della dottrina sociale della Chiesa. Per questo ci sentiamo a casa in questo festival, siamo a partecipare e dare il nostro piccolo contributo. Io ripeto, parlerei per ore, però giustamente il tempo è tiranno, e quindi ripasso la parola ad Adriano, che ringrazio ancora per questa possibilità. Grazie, grazie, grazie Andrea per le cose che hai detto, perché hai introdotto un tema molto importante, che il volontariato non è un impegno, non è un dovere, è qualcosa di più, è una risposta, è una vocazione. A chi ci segue, direi, guardate che la chiave... Si potrebbe anche dire una religione civile quasi, eh? Direi che la chiave è proprio questa, perché se ci portassimo a casa questa idea, nessuno di noi ha sprecato tempo oggi pomeriggio. Perché se noi intendiamo il volontariato come vocazione, vuol dire che essere volontari vuol dire dare risposte. Ora, chi dà risposta
fa un passo in avanti determinato dal fatto che prima ha ascoltato e poi è stato abilitato a rispondere, responsabile. Noi per crescere, per diventare maturi, per diventare uomini, abbiamo bisogno di essere responsabili, cioè abili a dare risposte. Ora, la risposta, quando è vocazione, eccede sempre il bisogno e quindi lascia qualche cosa di più. Ed è così che noi ci compiamo come uomini. È così che l'umano diventa più umano ed è così che l'umanità avanza e progredisce. Ed è questo in fondo il vero sviluppo. Mica l'aumento del PIL, sarebbe troppo poco, sarebbe altrimenti solo questione di soldi e non di senso. Volevo chiederti, fare una riflessione con te, Emanuele. Ieri mi ha scritto Mauro Tomasini. Mauro Tomasini è presidente dell'associazione La Rete di Trento. Già il nome dice tanto. Certo. Loro stanno facendo delle cose straordinarie con tanti volontari e, devo dire, con tanta ispirazione, con tante idee buone sul tema della fragilità. Allora mi scrive, come un film che non avremmo mai voluto vedere e ancor meno vivere, la vita è così, è un susseguirsi di imprevisti che la rende unica, indecifrabile, gioiosa e drammatica, talvolta fatalmente complessa. Era una riflessione su quello che è successo, sulla pandemia. Lo sanno bene le famiglie e le persone con disabilità, come il limite porti in nuove dimensioni all'improvviso. Certo, nessuno si aspettava di vivere assieme all'intera comunità mondiale, ne avremmo volentieri fatto a meno, uno degli imprevisti più grandi della storia recente, una condizione di limite plurale, in cui ognuno di noi dipende dall'altro, nelle limitazioni fisiche di interazione per la tutela di tutti e di tutto. Una vera disabilità collettiva chiede forme inedite di interazione e protezione, una sorta di creatività relazionale. Allora, forme inedite di interazione e protezione ci chiede questo tempo presente. E noi, che vogliamo fare memoria del futuro e quindi stare nel presente guardando oltre, come pensi di muoverti? Ma sì, ci stiamo muovendo su varie cose. Ovviamente è una domanda complicata e anche molto complessa. La prima cosa che devo dire è una domanda per una persona pensante come te. Guardate, la prima cosa che stiamo cercando di fare qui, ma che dobbiamo risolvere a livello nazionale, è quello di far capire a tutti, comprese le istituzioni, che la preziosità del volontariato è così importante, è così forte, è così rivoluzionaria, proprio perché attiva modalità nuove, che bisogna comprendersi. Oggi uno dei problemi con la pubblica amministrazione è che i tecnici non comprendono bene quello che fa il volontariato. Il volontariato cosa fa? Ma tu fai quelle cosette e basta. Allora, di fronte al dolore, di fronte alla malattia, io ho imparato che l'ultima parola non è mai solo della scienza, non è mai solo della tecnica, non è mai solo della politica, ma è una risposta che deve trovare anche quello che è esperto di ascolto, sorrisi, silenzi, mettersi accanto, e queste due cose sono rivoluzionarie. Vuol dire costruire relazioni diverse. Allora, il lavoro da fare è questo. Allora, vedo una prima grande questione è le città. Le città sono un dramma. Le solitudini sono incredibilmente forti.
non possiamo continuare in questo modo. Nelle città c'è una solitudine terribile. Se poi si intreccia con delle fragilità personali o di povertà, diventa ancora più forte. Allora, forse risposte che non sono solo del volontariato, ma fare pratiche di vicinanza. Noi stiamo tentando iniziative nei condomini, stiamo tentando iniziative nei parchi, stiamo tentando, come dire, iniziative che svecchino anche le nostre vecchie associazioni di volontariato, che sono anni e decenni che continuano a fare sempre le stesse cose. Non che siano sbagliate, ma c'è bisogno di fare qualcosa di nuovo. Ecco, questo, la cosa importante è che ci vogliono persone esperte, e qui il volontariato può dare una mano. Per questo bisogna mettere insieme pubblico e privato, esperte nell'ascolto della città, esperte nell'ascolto di questi silenzi che ci sono, di queste solitudini. E questo lo fanno i tecnici, ma lo fanno molto bene le organizzazioni di volontariato che lavorano bene in un territorio, che capiscono qual è il sentire di questo territorio. Quando io ho candidato la città e ho convinto il sindaco di candidare a Padova a capitale europea del volontariato 3 anni fa, l'ho fatto perché avevo percepito che in alcuni quartieri cosiddetti difficili della mia città, cosiddetti pieni di vari di persone che vengono da molti paesi, ecco, in quel quartiere stava nascendo un modo diverso di starci, in quel quartiere stavano nascendo delle iniziative dal basso, non erano organizzazioni di volontariato, erano cittadini che hanno cominciato a dire: mi impegno, mi interessa. Ecco, da quello ho detto: questi sono segnali interessanti, perché se li aiutiamo un po', questa cosa può propagarsi in tutta la città. Io non sto dicendo che siamo a posto, siamo ancora molto lontani. La maggior parte del nostro territorio ancora non ha fatto questa scelta, ma la scelta è trovare il nuovo. E allora in questi giorni la mia città sta pensando al futuro urbanistico. Sembra che non è una cosa che non interessa, interessa il volontariato questo. E cosa fa questa amministrazione? Fa una cosa che non aveva mai fatto. Il primo incontro di ragionamento lo fa con una serie di interlocutori, e tra questi interlocutori c'è, guardate un po', il volontariato. Abbiamo acquisito la forza sul campo di poter dire qualcosa. Allora, questa occasione non la possiamo perdere, quindi non bisognerà più parlare per slogan, bisognerà prepararsi, bisognerà studiare, bisognerà trovare delle forme diverse, come dire, di interloquire con la città e con le amministrazioni. In questo modo è possibile uno sviluppo nuovo del nostro territorio. Guardate, la mia città è una delle città più inquinate d'Italia. Costruendo 3-4 boschi urbani, sembra una cosa sciocca, ma con 3-4 boschi urbani questo inquinamento potrebbe essere ridotto del 40%. Ed è una scelta che va fatta adesso per il benessere del nostro territorio. Non ti sento. Ecco. Grazie Emanuele. È stato toccato allora il concetto di relazioni, il concetto di rete. Volevo chiedere ad Andrea, 30 anni di individualismo ci hanno fatto molto male, perché hanno rotto le relazioni. Ma la cosa che sto notando è che l'individualismo dalla persona è diventato individualismo associativo. E quindi io vedo, tocco con mano, sperimento, che anche nelle realtà
non profit, quelle quindi che dovrebbero essere più aperte alle relazioni. Ci sono forme di individualismo associativo. Ora, Emanuela ha appena detto che c'è un tema di competenze e quello che non sa fare uno magari può saperlo fare qualcun altro, no? Quindi è vero quello che dice un mio caro amico, che quando uno cade è una rete che ti salva. E quindi abbiamo bisogno di costruire reti. E un conto è dirlo, un conto è farlo. Tu, Andrea, so che stai costruendo una rete importante e ogni volta che ti incontro, che ti vedo, che ti sento, scopro che questa rete si allarga. Mi spieghi qual è il segreto per costruire una rete, superando gli individualismi associativi? Grazie per la domanda, perché è veramente bella. Il segreto? Superare l'egoismo e l'interesse. Un minuto di essere un po' polemico. Hai detto benissimo prima, veniamo da un mondo che dura ormai da tantissimi anni, il volontariato, qui parliamo di ODV, APS, erano casi singoli. L'altro non voleva far sapere al vicino cosa combinava, non voleva stringere la mano. Le Marche, non so il Veneto, ma le Marche sono piene di queste realtà, che ormai sono sterili, sono vecchie, non crescono più e stanno morendo, per fortuna. Perché il volontariato in se stesso, il terzo settore, deve essere il primo a tendere la mano al vicino, di comprendere che senza l'altro non puoi costruire, è l'altro che ti aiuta. Tu parlavi bene di rete, io vado avanti, perché rete, sì, io parlo di comunità. Quante volte, lo dico anche a Emanuele e a Luca, ci hanno proposto di far parte di una rete con altre associazioni per fare un bando, cose sterili, ti mettono lì come nome, ma non costruisci, non fai. Quello era la rete fino a qualche anno fa. Dobbiamo andare adesso per una nuova rete, tutti insieme, per una comunità, dove quando il vicino ti tende la mano per un progetto, realmente vuole te come persona, come testa, come mente, per creare qualcosa. E da lì siamo partiti, Adriano. A marzo eravamo rimasti veramente in pochi nella regione Marche a essere operativi, ma ci si è resi conto che chi era rimasto in campo erano le persone vive, non erano le persone morte, senza offendere nessuno. Con queste persone ci siamo messi intorno a un tavolo, quasi abusivamente, perché il periodo era quello che era, e abbiamo pensato di come rispondere insieme ai bisogni abbassando le nostre difese. Quindi giù la barriera, giù la diffidenza, anche se io non ti conosco, e ti tendo la mano. E da lì, se vi posso permettere, siamo decollati come Onus Gulliver nella nostra realtà, facendo comunità, rete con gli altri. Cito, perché se lo meritano, il Banco Alimentare, la Caritas, e altre piccole parrocchie, dei don stupendi, delle associazioni parrocchiali, degli oratori, che sembrano piccole. A volte uno parla di parrocchie, di volontariato, sembra piccole, no? È la cosa più potente che c'è al mondo. L'oratorio vicino casa con 40 ragazzi, ventenni, quelli distruggono il mondo, incendiano il mondo. Lì c'è la vera verità. Con loro abbiamo fatto questa, ripeto, rete comunità e abbiamo superato il periodo di marzo, aprile, maggio, andando avanti. La Regione Marche, cosa che non aveva fatto mai prima, ha riconosciuto questo movimento premiandolo con dei fondi per ampliare il servizio. Piccolissimi fondi, però una finestra all'aperta. Da lì, anche grazie alla Fondazione Cattolica, alla DSC Nazionale, abbiamo pensato di strutturare queste realtà in un nuovo soggetto che prendesse il nome di Gruppo Dottrina Sociale della Regione Marche. Un progetto ambizioso, non su carta, ma reale, con la prospettiva di fare opere nella comunità. Uso sempre il nostro motto, è acta no verba, azioni non parole, perché parole le dovevamo aver fatte già anni fa, adesso è il tempo della pratica, di mettere in pratica queste cose. Io ho 46 anni, mi sento tra virgolette un po' vecchiotto già, il tempo per parlare è passato, adesso c'è il tempo di fare i fatti, mettere in azione. La realtà, adesso gli ultimi 2 minuti, poi non voglio rubare tempo agli altri relatori,
Io penso che la realtà dove viviamo è fatta di macerie. Non voglio essere tragico, ma sono macerie. Pensiamo a marzo sotto il Covid pesante. Che macerie era l'Italia? Se non c'era un collante forte che teneva insieme le macerie, come andavamo avanti noi? Chi era il collante forte? Il volontariato, il terzo settore? Ricordiamo l'ANPAS, le misericordie negli ospedali, i volontari a portare i pacchi alimentari, i volontari a parlare con la vecchina del quartiere, con la vicina di casa. Quello è il collante che serve per rimanere uniti e andare avanti. Quindi questa è la nostra idea di comunità. Essere vicini, ma con un obbligo. Io non ho la possibilità di parlare con Emanuele o con Luca. Non è una possibilità. Secondo me è un obbligo. E da parte loro deve essere un obbligo collaborare con me. Perché da dentro esce questa possibilità. Noi abbiamo una grandissima possibilità, il nostro rischio della nostra libertà, che era anche il motto di un festival di qualche anno fa. Rischiare non vuol dire che abbiamo un pericolo, un rischio. No, abbiamo una grossa possibilità. Il rischio è la possibilità nella nostra libertà di poter costruire per il bene comune. È una cosa grandissima, secondo me. Qui chiudo, ma ne avrei ore e ore per parlarne di queste cose. Andrea, scusami, solo una cosa. Hai detto delle cose bellissime. Permetti solo questa cosa. C'è una grande responsabilità dei presidenti delle associazioni. Perché se i presidenti non trovano il tempo di legarsi e di collegarsi al resto del territorio, bisogna cambiarli, mandarli a casa. Non funzionano. È sbagliato. Quale solidarietà? Oggi questi vanno mandati a casa. Infatti dico l'ultima, mi permetto, prima si parlava di politica. Il terzo settore fa politica quotidiana, perché in mezzo alla polis, ricordiamo dove viene la parola politica. Noi siamo dentro le cose, dentro il tempo, quindi possiamo permetterci di parlare e far politica, non la politica del partito, delle elezioni, ma la vera politica la facciamo noi, Emanuele. Io penso così. Grazie. Sono state dette delle cose molto, molto importanti. Siamo in chiusura e volevo dirvi un pensiero che mi emerge dopo avervi ascoltato. Io sono rimasto molto colpito dalla reazione del mercato finanziario, dalla reazione delle persone alla scoperta del vaccino. Sono rimasto colpito perché sembrava che la salvezza venisse dal vaccino. Ve lo posso dire, cioè, sono provocatorio, non vorrei essere frainteso. Guardate che questa è una grande balla. Perché il vaccino serve a spostare in là, nel tempo, la morte. Ma non è la salvezza. Allora, ci tenevo davvero tanto che all'interno del festival ci fosse un confronto con Emanuele, con Luca, con Andrea, per parlare di volontariato, perché le cose che sono emerse invece sono interessanti, in quanto, se ci pensate, c'è un tema di fondo di salvezza. Cioè, normalmente le persone lavorano, giusto? E ad un certo punto se ne vanno in pensione, lasciano la loro impresa, la loro lavoro dipendente, la loro professione e si fermano. Che cos'è che invece non si può fermare? È la vita. E come teniamo in piedi la vita? La teniamo in piedi attraverso una vocazione, cioè la nostra capacità di rispondere ad una chiamata. Allora, uno che sta facendo esperienza di volontariato, e sono contentissimo Emanuele quando mi dici che hai aumentato il numero di volontari, è uno dei criteri di analisi che abbiamo noi in fondazione per vedere se un progetto sta in piedi, se un progetto ha un senso o no, è proprio la sua capacità di attrarre volontari. Cioè, uno che fa il volontario, in fondo, che cosa sta facendo? Che abbia capito il senso o che non l'abbia capito, e in questo caso speriamo lo capirà in seguito, sta facendo un'esperienza di dono, cioè un'esperienza di gratuità, cioè un'esperienza di autenticità, cioè un'esperienza di relazione. Perché il dono si basa sulla gratuità, cioè è quello spazio
di relazione che ho con l'altro, nella quale io supero l'interesse e mi confronto con l'altro sullo spazio del dono. Supero quindi il mio io, non c'è più uno scambio. Quindi le vecchie reti che si mettevano insieme per partecipare ai bandi europei fondevano un interesse, si basavano su un interesse, non costruivano relazioni autentiche. E infatti, finito il bando, era finita la relazione. Adesso invece siamo nel tempo di costruire, come diceva Andrea, le nuove reti si basano sulla nostra capacità di dono, cioè sulla nostra capacità di servire, cioè sulla nostra capacità di leggere la realtà, di farsi interpellare dalla domanda della realtà e tentare delle risposte. E siccome le risposte non sempre siamo in grado di darle da soli, le diamo insieme e diventano risposte di comunità. E allora lentamente le comunità diventano i luoghi in cui è bello vivere. Allora io vi lascerei con l'invito a rimanere accesi, ad essere viventi, a fare il vaccino quando ci sarà, sapendo che è solo un rinvio, perché quello che noi stiamo cercando è di vivere una vita da viventi, avere un pensiero pensante, coltivare una libertà, custodire la capacità di cura, generare cose nuove. Questo ci rende veri e rende la vita bella, bella e piena. Per cui noi moriremo mentre siamo dei viventi, non moriremo mentre siamo già morti. Allora la chiave è molto semplice. La vita è la cosa più bella del mondo. E sapete perché è bella? È bella perché è eterna. E come mi diceva un'amica ieri, siccome è eterna, comincia qua. Ed è questo, in fondo, il significato del titolo che non abbiamo ancora comunicato, Memoria del futuro. È guardare oltre, perché sappiamo che siamo attesi dall'eternità e il nostro impegno nel presente la rende visibile qui e ora. Arrivederci a tutti. Grazie di cuore di esservi collegati con noi, di aver avuto la pazienza di ascoltarci. Ringrazio tanto Emanuele. Possiamo dire, Emanuele, ormai io e te ci siamo visti solo due volte, ma siamo amici. Ringrazio Luca Romano, che guarda il presente, ma in realtà scorge il futuro. E ringrazio di cuore Andrea, perché la sua amicizia, che risale a qualche anno fa, in qualche modo mi ha portato avanti. Grazie e un abbraccio a tutti. Grazie a tutti, grazie. Grazie ancora, Adriano, belle parole.